Buongiorno e ancora ben trovati dal Milano High Fidelity. Ben trovato anche a te. Buongiorno, ecco una veloce panoramica su quello che hai portato in queste nostre giornate milanesi. Perfetto, allora iniziamo intanto da un nostro progetto realizzato da Axiolab, che è un team interno di Axiomedia, è prodotto totalmente in Italia. Si tratta di un amplificatore in classe D in 2x40 watt, quel due canali. Esiste anche la versione a tre canali. Utilizza l'ingresso HDMI del TV versione ARC. Pertanto, nel momento in cui noi lo colleghiamo, lui diventa parte integrante totale del sistema audio-video. Quindi viene acceso e spento e regolato il volume direttamente da telecomando TV. Assolutamente integrato con la TV. Nel caso non si voglia utilizzare l'uscita amplificata dell'amplificatore in classe D, ma si vuole collegare a un impianto già esistente, è possibile utilizzare le uscite AUX dell'amplificatore. Questo è un altro sistema audio di riproduzione della Tangbang. Questo è un pannello demo, ma in realtà il sistema nasce per essere incassato su cassetta 506. Abbiamo utilizzato un sistema della Biticino su cui abbiamo installato una griglietta e un supporto. Viene realizzato anche con un amplificatore completo di Bluetooth, oppure può essere utilizzato con il nostro amplificatore di prima HDMI per integrare un sistema audio. Quindi immaginate un TV con un impianto a incasso 506 più anche il subwoofer, è totalmente a scomparsa sull'impianto TV. Quindi suono è veramente straordinario e il DSP poi fa la parte del miracolo dell'audio. Okay. A parte questi abbiamo altri due sistemi in streaming Wi-Fi, un 2x50 watt con ingresso analogico, Bluetooth, Wi-Fi e USB, sempre per gestire la parte di hard disk. È dotato di un'app che gestisce tutta la parte in streaming, ma può anche funzionare tramite un telecomando che viene dato in dotazione, corredato di alimentatore, di cavetti antennino, 2x50 watt su 8 ohm, 2x75 su 4 ohm. L'A50, che sarebbe il 2x50 watt, viene dato 159 euro al pubblico. Le schede con ingresso HDMI sono 154 la versione a due canali, 179 la versione a tre canali. I diffusori a incasso sono 40 euro a pezzo e 54 il subwoofer. Perfetto, chiaro ed esauriente come sempre, grazie ancora per essere state con noi e buon proseguimento. Grazie Marco, grazie a voi. Tu parla con lui sempre, io poi vengo io a fare le riprese. Come fai a venire? Mi metto più indietro, eh? Ok. Allora, questo è un altro sistema audio. Parla con lui, ok, perfetto.